Eccoci, buonasera, buonasera a tutti, siamo in live. Cristina Crosetto, buonasera. Buonasera, buonasera Cristian, buonasera a tutti. Ben trovata, ben trovata. È un po' che ne parliamo di questo cara sorella e finalmente siamo arrivati all'appuntamento. Bene. Allora, io quando ho il libro cartaceo, che non sempre ce l'ho, lo voglio fare un po' vedere, cara sorella. Questo è un libro che mi ha incuriosito molto. Io l'ho letto recentemente, sono stato a una fiera a Napoli, fiera dell'editoria, fiera del libro, e l'ho letto in treno totalmente estraniandomi da quello che capitava intorno a me. Mi ha coinvolto parecchio, mi ha coinvolto molto ed è uno specchio su quel periodo lì della guerra. Comunque adesso lo affronteremo. Bellissimo, da un altro punto di vista rispetto al libro di storia, rispetto a un Alessandro Barbero che ci racconta molto molto bene quello che è successo nella storia, è proprio un testimone reale, insomma, Sì, del abbiamo periodo. proprio la fortuna di avere ottenuto queste lettere, che sono lettere comunque che sono molto semplici, scritte comunque da un ragazzo del 17 che aveva fatto le elementari, ma era un contadino, quindi non aveva una grandissima cultura. Ma attraverso le sue lettere si vede proprio un mondo che non esiste più, come dicevamo prima io e te, non esiste più questo mondo, non esistono più questi valori. Lui come punto di riferimento aveva sua sorella. Sua sorella Anastasia era nata nel 1901, aveva 16 anni più di suo fratello, più di Ratto, lui è Ratto Luigi, ma lo chiamavano tutti Gino. E quindi il suo punto di riferimento era sua sorella, poi sua sorella lo viziava in una maniera incredibile. Poi ricordami, perché ti dirò, quando poi passano i mesi, passano anche gli anni, si troverà poi alla fine diciamo, della sua vita, in qualche modo rimpiangendo, no, la vita che faceva a casa. E sua sorella lo ha sempre supportato in tutto per tutto, ha fatto di tutto per poterlo poi aiutare, poi lo vedremo in seguito. Comunque, No, sono. ci entriamo nel vivo del Sentiamo. libro. Aspetta che facciamo un saluto ad Angela Rosa Weiler, Black Buonasera. Wedding, settimana scorsa, molto piaciuto, molto seguito, ci hanno scritto Buona. persone anche in privato. Insomma, chi ha perso Black Wedding la settimana scorsa lo trova chiaramente nel canale. Ciao Angela Rosa, grazie. Ciao, ciao Francesca, grazie, grazie per essere con noi stasera. Senti, io volevo un attimo leggere una tua piccola bio, che è Sì. corta, però mi ha incuriosito molto, perché tu sei nata a Genova nel settembre del 64, diplomata al Liceo Artistico Paul Klee di Genova. Hai Vero. partecipato a numerose mostre di pittura personali e collettive. Hai vinto molti premi nazionali di poesia. E il premio della critica per il concorso internazionale per il corto illustrato a Isernia. Ecco, Sì. È vero, con lo psicodramma illustrato. qui ci sono un sacco di cose che virano verso la pittura, l'arte, l'illustrazione. E poi è vero, hai La vinto anche dei poesia. concorsi di poesie, eh? Però io mi sono chiesto, ma Cristina Crosetto non è solo una scrittrice. No, no, dipingo Anche prevalentemente dipingo, disegno, poi però a me piace anche tanto la moda e soprattutto ultimamente mi sono, diciamo, buttata sulla moda antica, la moda contadina, perché poi anche se erano contadini le disponibilità economiche erano limitate. Però avevano un loro gusto, cioè seguivano i dettami della moda, magari con tessuti differenti, però cercavano sempre di vestirsi bene, avevano il vestito della domenica, non mettevano tutti i giorni lo stesso abito, perché chiaramente lavoravano in campagna, però anche nel vestito della domenica, peccato perché ho le foto lontane. Volevo farvi vedere, no? Ma anche il vestito della domenica era comunque, seguiva la moda, seguiva determinati canoni, ecco. E, per esempio, facevano tantissime cose a mano, facevano quasi tutto a mano. Poi soltanto dal 1890 in poi hanno iniziato
le signore benestanti a utilizzare le prime macchine da cucire. Alle mie spalle ne vedete una a manovella, ecco, che furono tra le prime, perché comunque erano costose e quindi non potevano permettersi le contadine di avere una macchina da cucire. Non tutte potevano, ma quasi nessuna, qua nell'entroterra genovese. Per cui loro facevano tutto a mano. I tendoni che ho alle mie spalle sono tende realizzate a mano con il metodo dell'intaglio e sono splendide, queste sono circa del 1890. Per esempio, la giacca che voi vedete alle mie spalle è anche questa, forse questa è precedente, 1870-1880, originale. E ha un taglio, è fatta interamente a mano, le cuciture interne sono a mano, è una cosa splendida. E quindi a me piace anche tanto vedere il lavoro che facevano le sarte. Ogni sarta aveva il suo, ogni paese aveva la sua sarta, o ne aveva anche due. E adesso poi ho girato un breve documentario sulla Casa delle Sarte, che è un qualcosa di spettacolare. E ho ritrovato due macchine da cucire a pedale. Che sono una dovrebbe essere intorno del 30, degli anni 30 circa. L'altra invece è un fine 800, infatti è quasi recuperabile, ma poi la restaurerò, ma sarà difficile da recuperare. Guarda, no, scusami, prego, prego. No, ti dicevo quindi che anche l'aspetto della moda, o comunque, perché poi è così, è proprio la moda che loro seguivano, è interessantissimo, perché vedere questi bauli con queste opere d'arte, che c'erano donne che realizzavano le tende, si realizzavano tutto il corredo, ma una cosa importantissima, che tante persone non lo notano, nelle chiese, no? Tutti i coprialtare, che alcuni risalgono al 600, sono tutti fatti ad intaglio, con il pizzo e il merletto fatto con gli uncinetti piccolissimi, sono fatte dalle contadine. Quindi vedi, noi abbiamo delle piccole opere d'arte sia nelle chiese che fortunatamente ancora qualcuno è riuscito a salvare qualcosa, io inclusa, e abbiamo dei manufatti che sono splendidi. Ecco, e Sai quindi loro. che non è un caso, ma ci sta seguendo Rosanna Cauzzi, che è una persona che io ho conosciuto a un corso di filosofia, che ha grandissima cultura ed esperienza nel mondo della moda. Lei disegna, produce, crea. E Bene. quindi Rosanna, se ti senti... Adesso oggi parliamo del libro di Cristina, abbiamo fatto una deviazione perché lei è... ci tenevo a presentarla bene perché lei non ha solo scritto un libro, fa un sacco di altre cose e è giusto dare spazio. Però ecco, sappi che insomma faremo magari altri interventi con Cristina, magari su queste tematiche qui, no? Con il mondo Volentieri. contadino, la moda contadina. E faccio un appello anche a Michela Picasso, che non so se ci sta Vero. seguendo o non ci segue, che conoscete per il canale, ha fatto un intervento bellissimo sulla, Stupendo. che parla un po' la psicologia dei consumi, insomma del modo di vestirsi così. È stata richiamata a gran voce, quindi... A me piace un po' mettere insieme, contaminare voi persone che avete competenze in questo campo qua. Quindi un saluto Volentieri. Rosanna e parleremo assolutamente di moda e poi salutiamo anche Elisabetta Bertolotti. Il Eccola. Ciao Betta. confine orientale Fiume Trieste, recuperate la live Sempre. se l'avete persa perché è stata una live molto seguita, molto bella, ricca di contenuti e quindi grazie Elisabetta, grazie, grazie. Ciao, sì, Elisabetta, bravissima. L'ultimo libro che io ho letto bene qualche giorno fa è splendido. Il confine orientale meraviglioso, Confine proprio orientale bellissimo e non ti nascondo che ha bellissimo. avuto molto, molto successo, insomma, c'è stato molto interesse. È quello che avrà Rosanna, che ancora. comunque scrive dall'account di un'altra persona, dice: sono molto interessata all'argomento. Ma Rosanna, guarda, a telecamere spente, io, te, Cristina e Micaela, insomma, studiamoci un attimo sull'argomento moda, magari nel mondo di oggi, nel mondo di ieri, cosa possiamo salvare, cosa possiamo portarci dietro. No, no, facciamolo, scusa che sta scrivendo, non la moda in questo caso, ma proprio l'argomento del libro, anzi dei libri. Guarda, lo approfondiamo assolutamente, assolutamente, però mi piace molto questa contaminazione. È vero, è vero. Poi, tra l'altro, io non so se tu l'hai detto prima, vedo un po' in fondo alla tua destra una vecchia macchina da cucire,
Sbaglio? Ok. È una macchina da cucire, ma novella. Tra l'altro Elisabetta invece ne ha una che è splendida, che era di sua nonna, che è tutta decorata. Questa che ho io è una macchina austriaca, è anche questa è piuttosto rara, è uno dei primi modelli che sono stati prodotti in Austria e comunque la mia non ha più, bello anche questo, la mia non ha più le decalcomanie perché l'uso continuo le ha fatte sparire. E comunque è una bellissima macchina ed è funzionante. Ora la sto restaurando, quindi lentamente, però è già una macchina che la si può usare. Questo tipo di macchina, per esempio, Christian, poteva cucire anche la pelle, cosa che le nuove macchine da cucire non fanno, anche se hanno il lago per la pelle o per il jeans in genere, tendono a rompersi. Invece questo tipo di macchina, anche quelle poi a pedali, riescono a fare dei lavori.